Iulai, che il trattato di Gazprom, che col giudice Garzoni, che io qua, io là, la suggerirò per il ruolo di capo. What the fuck are you talking about, Shelley? Io qua, io là, io Superman, io però anche teorema politico, gna, che per colpa dell'invidia di gnagnè, tutti ci provano gna, a rubarmi lo gnagnè, Gianfranco il comunista gnagnagnè, Repubblica gnagnagnè, Veronica gnagnagnè, le toghe rosse gnagnagnè, la consulta gnagnagnè, Villa Certosa gnagnagnè, giornali gnagnagnè, De Benedetti il fesso rivola indietro 750 milioni di gnè, e il papa non arriva mai, gnu gnu gnu. Qui l'aria per gnegnegne si fa pesante. Ma ancora cribio devo finire di arredare casa via Mamet, che lì gnegnegne, lì storicamente al sicuro. Io qua, io là, mi ci vorrebbe un diversivo per rilassare un po' lo gne, che gnegnegne è stressato, gnegne. Per tenerlo allegro mi tocca vendere il Milano alla Federazione Italiana Farmacisti. Ma cribio! Io qua, io là, io Superman! La soluzione è a portata di gnè, devo assolutamente nominare un successore dello gnè. Un successore che si contenga, un successore ad personam, un successore che tenga caldo il culo degli italiani per altri 150 anni! Gna! Ma io qua, io là, io... Non c'è nessuno come io e non c'è neanche nessuno come gnagnagnè. Dunque, vediamo, dovrebbe avere il carisma di Robocop, la coscienza forgiata in una fogna di Calcutta e ovviamente uno gnè degno di gnagnagnè. Vuoi vedere che io riesco a costruirmelo un successore? Sì, io qua, io là, ho costruito miliardi di fantocci in questi 150 anni. Mi consenta, che d'esperienza gnagnè ne ha da vendere in fatto di costruzione di fantocci. Io qua, io soprattutto là, io già mi vedo, fate largo che arriva gnagnagnè con il successore dello gnè, genuflettetevi al passaggio di colui il quale gnagnè erano 150 anni che nessuno aveva uno gnagnagnè così, e povera Italia, ma ricco gnagnè, che se la carica sulle spalle dopo averla tramortita e la porta in una fratta in un parco e poi dopo averla ricoperta di bava se la mastica come una pannocchia, che quando si risveglia gli ci vorranno altri 150 anni per dimenticare la retrointrusione di gnagnagnè, ma lì, è lì che interviene nel successore dello gnè. Elicotterino, chiama l'elicotterino che gnagnagnè non sta più nelle mutande. Ma prima io si vuole togliere un altro sfizio. Cagare nei musei vaticani. Gnè. Oh, finalmente, con scarpe bianche. Ciao bellino, gnagnè mi ha consigliato di nasconderti questa merda nei musei vaticani in segno di pace. L'ha fatta lei? No, credo sia di Bondi. Se questo cesto venisse fatto da chiunque altro sarebbe un atto imperdonabile, ma visto che viene da lei, comunque da considerarsi come un piccolo cesto di distensione. Ah sì? Pensa te bellino, che all'inizio Superman aveva presa una di Giuliano, ma poi gnagnè mi ha suggerito che era impossibile da nascondere e allora ho optato per un presente più a misura di gnagnè. Tua moglie ha ragione, devi farti curare. Sì, come dici tu bellino, intanto dimmi ste due cose. Numero gnè, quando ti scade il mandato? Numero gnagnè, dove tieni nascoste le suore? Io qua, io là, vediamo un po' cosa gli resta da fare a gnagnè prima di presentare il suo successore e di irradiare della sua energia blu propulsa tutti i più grandi gnagnè del mondo. Dunque, numero gna. Gnagnè ha sete di mandare a fanculo per l'ultima volta Topo Gigio il comunista dall'alto del suo 70%, poi gnagnè sorvola la penisola fino all'Abruzzo, che lì c'è l'aria buona e chissà, magari lo gnè prende vento e si gonfia, chissà. Poi porto lo gnagnè al caldo da Muammar a risolvere quell'affare cammello. E poi di seguito lo porto al freddo da Vladimiro e scambio il cammello alla pari con quella certa reliquia, la Medusa Film c'ha già i diritti di Robocop, quindi il gioco è fatto al 70%. Che ne sai che questa scarica di docce scozzesi inducano effetti taumaturgici per l'ugnè? Gnè!
Buongiorno comunista, devo partire tra poco per il G20 dove farò un comunicato epocale al mondo intero. Lo gnagnè a fretta, voglio che mi ascolti molto attentamente. Ci proverò, preside. Ok, vai che si parte! Ti volevo ricordare che io qua, io là, io Superman, meglio di te, ma anche meglio di tutti gli altri, 150 anni prima ma anche dopo, che uno gnagnè di questa levatura non si era vista mai, non sulla penisola, non sul continente, ma bensì sull'intero sistema solare. Lo gnagnè qui ha dato i natali alla democrazia liberale, neanche fosse Betlemme, ancora gnagnè perseguitato da un teorema politico con attacchi mediatici illiberali, perché nessuno ha i metri cubi di gnagnè che ho io, è l'unica cosa che ho ad persona, me lo gnagnè, e io qua... Io là, io governo dal lavoro, gnagnè, dorme 3 ore per notte, ma poi chissà se è vero che dorme, diciamo meglio che chiude gli occhi, ma non dorme, sì che gnagnè, sempre lì in attesa, sempre lì che pulsa, mentre dormo mi dice, capo mettiti l'accappatoio che ho sete, e io quindi prendo e vado, che gnagnè, non può aspettare, no, in quei momenti gnè si spazientisce, diventa tutto rosso, poi grugnisce a voce alta, che spaventa tutto il vicinato, una volta addirittura si è messo a sbattere la testa contro l'elicotterino. Si è fatto tardi. Qua, io, lei, io, qua, dono a te, anonimo cittadino abruzzese, le chiavi della tua nuova casa, sita qui in via Gnagnè numero io. Sappi che una bottiglia di champagne ti aspetta nel tuo nuovo frigo, gnagnagnè. Però ancora non è stato ultimato il pavimento, quindi è un po' difficile raggiungerlo. Ma sei lo stesso fortunato, in quanto perché la champagne più si invecchia, più fa gnagnagnè quando la stappi. Grazie, sire, sono commosso. Yeah.